Dopo giorni di pressione da parte dell'opinione pubblica, con centinaia di persone scese in piazza per chiedergli a gran voce di farsi da parte, il premier slovacco Fico ha rassegnato mercoledì sera le sue dimissioni al presidente Kiska, ponendo però precise condizioni, che ora il presidente ha accettato, rendendo così di fatto effettive le dimissioni di Fico. Kiska avrebbe quindi acconsentito a nominare un nuovo primo ministro, uno dei fedelissimi di Fico, Peter Pellegrini, di origini italiane, ricevuto oggi dal presidente. Un cambio al vertice con la regia dell'ormai ex premier, dunque, e che eviterebbe le elezioni anticipate, altro punto imprescindibile tra le condizioni che Fico ha posto per lasciare.